Salve, sono Elisa Marianini, una pittrice storica dell'arte di Firenze, per chi non mi conosce, e questo che vedete è il mio regno. Ho realizzato una mostra dal titolo L'altra metà del cielo, che affronta il tema della donna, dell'universo femminile. L'universo femminile non contrapposto però all'universo maschile. E perché questo? Perché l'uomo e la donna sono in realtà due facce di una stessa medaglia, e questo è il senso della mostra: cercare di mantenere e esaltare le loro differenze, ma capire che in fondo non sono in antitesi l'uomo e la donna, ma sono due corpi, due pensieri complementari che possono condurre a un'unità. Pensate anche ai simboli stessi, per esempio dell'uomo e della donna. Il simbolo della donna fa riferimento allo specchio di Venere, no? Un tondo con una croce sotto è lo specchio della dea della bellezza, della dea dell'amore. Mentre pensate al simbolo dell'uomo, è un tondo, un cerchio con una freccia in alto, è lo scudo di Marte, il dio della guerra. Quindi anche qui una differenza enorme tra l'uomo e la donna. E la tanto sospirata parità che le donne hanno ricercato in realtà deve far comprendere che parità c'è, ma non nel loro modo di essere, perché l'uomo e la donna devono vivere e continuare a portare avanti la loro tradizione. La forza delle donne, infatti, non è una forza fisica, una forza, una rigidità. La forza delle donne è la fluidità dell'acqua che riescono a scalfire anche la roccia. E le 30 opere legano opere mie personali unite a libere interpretazioni di autori del passato. Pensate, ho realizzato opere legate a Sano di Pietro, al Baciccio oppure Picasso, unite e intervallate, a secondo un filo conduttore, a mie opere appunto personali, realizzate con tecniche con incausto, con preparazione di colori che produco artigianalmente, con pigmenti iridescenti, cere e così via. Il tutto per portare avanti un pensiero, che è un pensiero appunto che vuole ricercare un incontro tra l'uomo e la donna e non porli in antitesi. E come disse anche Giorgio Gaber, senza due pensieri differenti e due corpi differenti, l'universo non va avanti. L'opera che vedete alle mie spalle è la Salomè con la testa del Battista, una donna bellissima ma perfida, la femme fatale che vuole rivendicare i suoi diritti di supremazia sull'uomo. L'opera che segue è la Danza di Salomè, un dipinto che ho realizzato nel 2015 con incausto, malta cementizia e colori metallici a cera preparati personalmente. Nel dipinto è rappresentata la tentatrice Salomè, la vergine danzante, conosciuta per la sua bellezza ma anche per la sua malvagità. La tensione permea l'opera attraverso un inquieto decorativismo che ci rivela poco a poco la crudeltà e la freddezza di questa donna peccaminosa. In linea col clima della femme fatale, essa è libera, sensuale, assetata di voglia di vivere. La sua arma segreta adescherà la sua vittima in un inesorabile destino che condannerà l'uomo ad un dramma di amore e di morte, di erotismo e di tragedia. Dallo scintillante oro dalla parte alta, che investe in onda di luce il suo corpo sensuale, come un idolo cosparso di oro e gioielli, arriviamo ad una metamorfosi di colore e di forme, per scoprire tra i tessuti preziosi dei suoi veli la testa del Battista. Anticipata dalle gocce di sangue amaranto, l'atmosfera è allo stesso tempo magica e barbarica. Salomè prefigura una nuova Giuditta, che vendica però non il suo popolo attraverso l'uccisione del nemico, il generale Assiro Oloferne, ma sottolinea la rivalsa e prepotenza crudele di una donna nei confronti dell'uomo, finalmente su di esso dominatrice. Salomè è come un demone mascherato da angelo, caduto dal cielo, il suo ruolo perverso, le sue movenze quasi sacrali, la ritraggono come una sacerdotessa del male,
Guardando la parte alta del dipinto, la testa rotante con la coda di Salomè può essere scambiata come il volto di una Madonna col bambino. La parte bassa del dipinto presenta invece colori più freddi ed ecco che emerge la sua vera natura, mutevole, richiamando nelle forme il corpo livido di una sirena bicaudata. Essa, collegata al doppio, trova profondi legami con il centauro, che rappresenta la sua controparte maschile. La sirena, a due code, è da sempre simbolo di femminilità e di fertilità. Nel cristianesimo rappresenta anche la duplicità della natura umana, bene e male, ragione e istinto. La sirena, quindi, è un ponte tra dimensioni diverse, è da sempre collegata alla morte come passaggio. Molte chiese medievali e rinascimentali hanno infatti sui loro architravi il simbolo della sirena a due code, che in questa forma mette chiaramente in evidenza la parte femminile più intima, in riferimento alla sua unicità nel potere di creare la vita. Dopo l'avvento della visione patriarcale, quindi maschilista, la donna viene relegata ad un ruolo inferiore, perdendo l'importanza che aveva sempre avuta e che l'aveva contraddistinta. Lei diventa il mostro adesso che terrorizza, inganna, uccide, annienta. In realtà, però, tutto ciò che noi pensiamo generalmente come mostruoso è ciò che noi non siamo ancora in grado di accettare perché non conosciuto. Occorre scorgere il divino, una luce, anche in ciò che appare mostruoso, diverso, ed amarlo per quello che è, spogliandoci spesso dei pregiudizi. La sirena Salomè, infatti, come ogni donna ed ogni essere umano, vive in continua tensione tra l'alto e il basso, tra spiritualità e materia. Il suo compito è tenere uniti questi due aspetti, e ciò è possibile solo attraverso una lenta trasformazione.